questo è omaggio, buongiorno. Senta, scusi, abita qui il signor Ugo Conti, detto anche King? Ma chi sei? Sono un suo amico, sono appena arrivato adesso da Milano col pendolino, in mezzo alle gambe. Sì, però King è fatta notte, adesso dorme. Mi scusi, non volevo disturbare. Se vuole aspetto che si desti. Vuoi entrare? No, se vuole rimango qua. Allora, rimani là. Ancora? Sei svegliato? No, senti amore, io devo lavorare, se poi entra. Ah, va bene, grazie, molto gentile. Prego. Permesso, permesso, posso? Permesso? Però non fa rumore. Va bene. Oh, attacci tua! Ma quello qua fa? Ma che dici? Perché urli? Ma come che ti urli? Questo mi ha dato una cavallettata sulle palle. Vabbè, ma mica fatto apposta, ah! No? Ma chi è chi? Scusi, signorina, io sono un vecchio amico di King e sto aspettando che si svegli. Intanto mi è uscita da me. A Ciro, ieri sera all'aria ho fotografato Fiorello con questa, ma chi è? Ma come chi è? È a Lucia Stara. Quinta al concorso Miss Italia dell'89, Valletta di Mengacci, diverse telepromozioni. Ha avuto molto affettuosa amicizia. Severo Vallone, Nicola Pietrangelo, Sebastiano Somma. Te non sorprende da tua in coppa culo. Ah, ma signora, ma lei è veramente eccezionale. Ma come non c'è colpa lì, sa tutto, complimenti. E secondo te perché lo chiamano Ciro 3000? Sei cazzi di tutti. Sì, ma odio lavorare la mattina. Prima ma ci abbia una bella tazzola di caffè. Ce lo faccio io il caffè, ce lo signora, per l'altro te lo faccio. Oh, dunque, vediamo un po'. A che bello caffè, sonda. Ah, zio, ma quello chi è? È un amico di King. E non mi chiama zio che mi fa schifo. Ma sei figlio di tua sorella. Sì, vabbè, però è preso da papà, che è una famiglia dei burini di vetrata. Tra noi c'è proprio una differenza fisica, un fatto di grana di pelle, capisci tesoro? È l'acqua, è l'acqua. Scusi, madame, signora, mi scusi, ma la macchinetta per fare il caffè, dove è la... Dentro lo sportello in alto. Qui? Ah, sì. Trovato! Ambedi che è sgrugnata, oh. Ma chi è sto casino? È arrivato un amico tuo. Ma che è Attila? Uè, ciao Ugo! Ti vedi che sono arrivato? Sono arrivato da Milano! Come va? Come va? Ti trovo bene? Sono qua a Roma, eh? Ma chi si, chi cazzo è? Ma come chi è? Ma altro che Attila, ragazzi. Questo qua è il signor B. Cosa fai qui? Cosa faccio? È che io a Milano non posso più rimanere. Ci ho combinato un pasticcio. Adesso spiegartelo un po' difficile, ma te lo spiegherò poi con calma. È che ho deciso di trasferirmi qua a Roma e... Ma dove? Qui. Allora. A Roma dove? Qua, qui. Qua, qui, che, qua, qui, qua, qui, qui, qui. No, scusa una cosa, Ma la promessa, non ti ricordi? La promessa? Quale promessa? Allora, dove li metto? A dove ti macchisto? Dove mettiamo? Dove si mette? E che ne sa dove si mette? Là! Sulla mezzato? Grazie. Metto il bistecca, sì, saluta. Vai, vai, vai su, vai su, dai, vai. Oh, aia. Prego. La nostra bella vecchia Milano. Oh, come me la ricorderò. Me la ricorderò. Oh, ma qua siamo già in quattro. Per forza. Hai voluto portare tuo nipote? Purtroppo mi sono ritrovato su un buzzicone al fianco, ma che facevo? Lo lasciavo in mezzo a una strada. Grazie, zio. No, 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 che dici? Che fai? Che beve schifo, sei sempre sudato. Oh, ma cosa che entri, mi... Scusa, ma perché questo deve venire ad abitare con noi? È una lunga storia, vuoi che te la racconti? No. Molti anni fa, io e lui lavoravamo assieme. A Milano, lui mi ha insegnato tutto. Poi io sono venuto a Roma, lui è rimasto... Ma è venuto qua a romperci le palle a noi. Ragazzi, non posso dire di no al signor Bean. Non posso dirgli di no, gli devo tutto. Ma perché si chiama signor Bean? È una lunga storia, vuoi che te la racconti? No, 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 no. Che ve lo dica a fare? A Roma, capoccia!